amici, buonasera, ben ritrovati per questo momento di preghiera. Chiediamo al Signore che sia davvero intenso. Siamo lunedì 27 marzo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci mettiamo in ascolto della prima lettura proclamata ieri nella Santa Messa, dal primo libro di Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe, vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete, vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò, oracolo del Signore. Davvero il Signore l'ha fatto, questa promessa che può sembrare irragionevole, scandalosa, che potremo in Lui risorgere. Gesù l'ha fatto risorgendo in se stesso e dando quel segno profetico bellissimo dello strappare Lazzaro, il suo caro amico, dalla morte, come segno per tutti, come profezia della sua stessa resurrezione. Di fronte a questo cosa possiamo dire? Grazie Signore, facciamoci testimoni davvero della sua risurrezione che continuamente ci dà vita. Istante di silenzio per riflettere su queste bellissime parole del profeta Ezechiele. Preghiamo insieme dicendo: Tu sei la nostra vita, Signore. Tu sei la nostra vita, Signore. Per tutte le volte che pensiamo di poter disporre liberamente e senza limiti della nostra esistenza. Tu sei la nostra vita, Signore. Per tutte le volte che vivere ci sembra essere solo questione di continuare a respirare, di sopravvivere. Tu sei la nostra vita, Signore. Perché la Pasqua, che celebreremo fra pochi giorni, ci faccia davvero uscire dalle nostre tombe. Tu sei la nostra vita, Signore. Glorifichiamo il Signore con la nostra preghiera. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie dell'ascolto, vi auguro buonanotte, vi benedico di cuore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.